Finalmente una bella giornata. Fatico ancora a crederci, ma c'è il sole a dicembre. Ci troviamo a Castelletto di Branduzzo per le qualifiche della gara di domani. È l'ultima gara del campionato. Oggi siamo insieme a Sasà, che la corre direttamente. Perciò siamo venuti in pista, non potevamo mancare. E adesso andiamo a prendere il vivo delle qualifiche, perché il ronzio che sentite in sottofondo alle mie spalle è tutto il casino che c'è oggi. È una giornata veramente importante. Quindi guardate questo video fino in fondo. Finalmente eccoci qua con Sasà619.official, trovate su Instagram, come vi dicevo prima. Insomma, giornata frenetica oggi. Non mi dire niente, che ancora devo entrare a fare il primo turno, non mi dire niente. Poi guardate la sua faccia di una persona che ha riposato e si sta dando da fare. Guardate la mia invece, che sono più tranquillo e non ho dormito per nulla. Sembra l'apocalisse degli zombie in pista, ecco. Però è una giornata molto importante questa qua. Dicevamo all'inizio del video che oggi è l'ultima gara del campionato. La finalissima, A parte le distrazioni dovute ad Enzo Fichera, che è il padre di Sasà, che tra un po' andremo ad intervistare, perché è parte integrante, nonché il perno centrale di questo team, che ci sta guardando in questo momento. Lo salutiamo per quando guarderà questo video. Comunque dicevamo che i giochi sono fatti, però avendo la competizione nel sangue, i piloti oggi non esiste proprio rilassarsi. Oggi sono più combattivi del resto dell'anno. Tu in particolare oggi come stai vivendo la giornata? Stressato. Sono già stanco, quando devo entrare sono già stanco. E la cosa buffa è che oggi sono prove libere, quindi ci dedichiamo alla confidenza sul circuito, cerchiamo di sistemare il cartapuntino, si va tranquilli. Pensate domani, qualifiche, gara. Tra le altre cose, io so che oggi è una bella giornata di sol, ci sta abbastanza bene. Domani dovrebbe piovere, quindi questo cosa significa? Si scombussola l'assetto, si scombussola la trasmissione, si scombussola soprattutto la scelta delle gomme. Come in questi casi, come gestiamo il discorso gomme? Il discorso gomme viene eseguito esattamente un minuto prima di entrare in parco chiuso, perché o piove o asciutto, non si sa. Prima vedevamo che eri al parco chiuso per montare le slick per domani in parco chiuso. Okay. Allora, loro ti impongono, tra virgolette, l'acquisto delle gomme in pista, tu le monti in parco chiuso, vengono pinzonate col numero di gara e vengono custodite dentro il box della direzione. Quindi acquisti le gomme, le tengono loro, le numerano loro e poi te le consegnano nel momento della gara. Bravissimo, in questo caso domani. Se domani dovesse piovere, le gomme me le danno comunque e le metto nel furgoncino e parte la scelta libera delle gomme, quindi gomme da bagnato. C'è una marca specifica che è la Vega, però varie mescole, quelle che ci sono si mettono. Veramente un apocalisse. Poi c'è, ma vedo che è pieno come non mai. Io ricordo il circuito di Ottoviano, che è molto più grande di questo qua, ma non era così. Apocalisse. Tra le altre, a proposito di Ottoviano, domani mi pare dovremmo avere un ospite speciale, che saluto tantissimo, il nostro carissimo Paolo Bandera, nonché speaker delle gare ufficiali di kart che abbiamo conosciuto lì ad Ottoviano. Carissimo amico, molto bravo, una voce molto speakerale, veramente calda e soprattutto un simpaticone, una persona umile ed un gran professionista con il quale abbiamo legato moltissimo nella puntata precedente di Ottoviano. Quando si dice donne motori, gioie e dolori, avere delle donne in pista è sempre un gran piacere. Non so se vi ricordate di lei, ci siamo già conosciuti al circuito di Ottoviano insieme a Paolo e mi ricordo che c'era Sasà, che era venuto come visitatore, cercava di fregarsi i trofei. Solo che è stato prontamente cazziato da lei, che ha detto: oggi non hai gareggiato, non hai vinto, via, non ti prendi nessun trofeo. Ciao mio, saluta!
Di qua non passa nessuno. Per questo, per questo l'odia, odia, la strapazza tutte le volte. Insieme, sì, è proprio lui, Enzo Fichera, il papà di Salvatore Enzo Fichera, conosciuto ormai sul canale come Satate 119. Sì, ragazzi, stanno andando a provare un po' tutte le categorie e speriamo che vada bene, speriamo che domani non piova. Sasai è appena partito, tutti i piloti sono appena entrati, adesso stanno andando a provare le varie modifiche e come dicevamo prima siamo comunque in incognito perché oggi c'è un tempo soleggiato, domani con altissima probabilità pioverà, perciò stanno cercando di capire come comportarsi, stanno cercando di capire quale sia la migliore scelta per l'impostazione dei kart. Questa è una pista molto lunga, piena di curve strette, non è facile gestirla, perciò restiamo in ansia, non tanto quanto i piloti, ma comunque la percepiamo anche noi. Stanno facendo girare un po' le moto e noi ne approfittiamo per fare uno spuntino. Sarebbe la pausa pranzo, ma sono le due meno un quarto. Sono le 2:15, quindi lo consideriamo un mega spuntino più che un pranzo. Beh, merita la pausa. La pausa del guerriero. Anche le telecamere on board sono montate, così vi farò vedere qualche ripresa dalla guida di Sasà. Ultimo turno di prove libere per oggi. Sasà dice che il kart è a puntino, quindi adesso andiamo a fare l'ultima prova. Sto sgattaiolando tra i vari stand. Comincia a fare freschetto, si è alzato un po' di vento. Questo mi sa che preannuncia il brutto tempo di domani. Io continuo a sperare, incrociare le dita, sperando che faccia buon tempo. Anche se le previsioni dicono che domani piove. Ultimo turno molto importante, cerchiamo di raccogliere più dati possibili. Tra le altre cose, nell'ultima gara che Sasà ha avuto, che peraltro è stata un po' disastrata, si sono spaccati il disco del freno, le pinze e ha avuto altri piccoli problemi col motore. Caputa! 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 Non perde mai le energie, sempre carico e pieno di vita. Disco cambiato, pastiglie nuove, il kart è a puntino, quindi per domani dovrebbe essere tutto a posto. Sperando sempre che non piova, perché se piova siamo nella merda. Dicevamo... Guardate quanti siamo oggi nella categoria. Siamo veramente in tanti, tantissimi. Eccoci qua, siamo insieme a Paolo Pau, sicuramente ve lo ricorderete se avete visto il video di Ottaviano. Esatto. Sabiano, dove abbiamo assistito anche alla gara da parte del TT Carbon, una classe fantastica nel mondo dei go-kart. Di domani stiamo ripetendo più volte che è previsto un tempo un po' incerto. Esatto, certo. Molti dicono che pioverà, tanti sperano che non sia così, però comunque resta un incognito. Sì, tra l'altro su una pista con bagnata sicuramente che sarà spettacolare da una parte, ma molto complicato per i piloti. Qua molti si giocano che le classifiche, dei risultati finali, no, staremo a vedere come trafficherà. Grazie Paolo. Grazie a te. We'll be right back.
le prove libere come queste le ho viste molto di rado. C'è un'aria veramente allegra e allo stesso tempo tanto tesa. Sicuramente è per via del fatto che domani al 100% avremo pioggia, quindi si prospetta un video molto umido, ma sicuramente bello da vedere. I vari team stanno optando per il piano B, quindi avranno tutti quanti un margine di riserva. Ci sarà ancora tanto divertimento. Vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Vi ricordo ancora una volta il mio profilo Instagram, mbike.official. Seguitemi perché troverete tutti gli aggiornamenti, le foto più belle delle giornate che trascorrono nei vari circuiti durante gli eventi più importanti o in gara. Quindi non dovete assolutamente mancare al prossimo video. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, spolliciate, lasciate un bel mi piace sul canale e noi ci vediamo al prossimo video con l'ultima gara di campionato di go-kart qui a Castelletto di Branduzzo.